Parliamo adesso di un tema molto delicato, qual è l'interruzione volontaria di gravidanza. Nelle Marche c'è stato un netto calo dei consultori pubblici. Roberta Balzotti. Ci sono difficoltà oggettive per l'accesso alla RU486, per esempio, perché c'è carenza di personale nel consultorio? C'è in questo consultorio, come c'è nei restanti consultori del territorio, ma anche della regione, perché comunque c'è un problema rilevantissimo che è quello anche dell'obiezione di coscienza che abbiamo in percentuale molto alta. E la donna quindi spesso deve ricorrere o all'aborto in forma privata o all'aborto clandestino. L'assessora alle politiche sociali e sanitarie del comune di Chiaravalle di casi come questi è a conoscenza. Queste situazioni si riversano automaticamente sui servizi sociali comunali, perché il consultorio, essendo sotto organico, molto sotto organico, non riesce a sostenere le situazioni. Al consultorio di Chiaravalle, l'assistente sociale è in pensione da ottobre e una ginecologa è assente da tempo per malattia. Entrambe non sono state sostituite, così come la ginecologa al consultorio di Falconara Marittima. Situazioni queste che si replicano negli altri consultori della regione. Quando le strutture non hanno il personale per poter erogare i servizi, di fatto i diritti non possono essere dati alle persone. E tutto questo avviene in un momento in cui il conflitto sociale e familiare è cresciuto purtroppo e addirittura abbiamo alcuni casi, problemi di tutela legale anche degli operatori, perché lavorare sulle attività consultoriali espone anche a rischi di natura legale.